Amiche e amici di Rossini TV, bentornati al nostro programma settimanale di finanza ed economia realizzato insieme a Banca Widiba. La finanza è per tutti. È tornato nostro ospite questa sera Rubens Cambilloni. Buonasera Rubens. Buonasera Antonio. Tratteremo un tema davvero molto 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 importante, il mutuo, i mutui, cioè questi finanziamenti che noi richiediamo agli istituti nel momento in cui decidiamo, per esempio, di acquistare un immobile. Chiaramente dovremo rimborsare questo investimento all'istituto che ce lo concederà e lo dovremo fare anche tenendo conto di quelli che sono i tassi di interesse. Ma quale scegliere, Rubens? Un tasso fisso o un tasso variabile? Questa ti ringrazio Antonio perché questa è la domanda che ogni persona nel momento in cui va a sottoscrivere un mutuo è la prima domanda che effettivamente si pone, cioè ma mi conviene farlo fisso o variabile? La risposta non è semplice e non è immediata e sicuramente la migliore. La risposta va sempre confrontata come in base a quali sono le nostre esigenze, un po' anche al nostro bilancio familiare. Facciamo degli esempi. Nel momento in cui io scelgo un mutuo a tasso fisso, so che avrò quell'esborso, quella rata rimarrà fissa, nel corso degli anni rimarrà sempre quella e di conseguenza mi darà anche una tranquillità e so già quali saranno fondamentalmente i miei costi del mutuo e di conseguenza so anche gestirmi nel corso dei mesi, degli anni. Avere invece dall'altra parte un mutuo a tasso variabile mi espone alla variazione dei tassi e di conseguenza a una variazione della rata. Per fare degli esempi, negli anni scorsi abbiamo avuto dei tassi particolarmente bassi e vantaggiosi e i clienti si trovavano ad avere delle rate particolarmente basse e vantaggiose. Da lì a breve in realtà i tassi di interesse sono saliti e oggi, in questo momento, stiamo vivendo dei tassi eccezionalmente alti se confrontati in particolare con negli ultimi anni. E questo ha provocato anche un innalzamento molto importante della rata stessa del mutuo. Quindi tutto questo per dire qual è la tipologia di tasso migliore? Rispondo, è difficile dirlo a priori, se preferisco avere un tasso fisso, una rata fissa, sceglierò il fisso. E però normalmente se mi vado a vedere negli anni passati, avere un tasso variabile in media mi permette di avere un esborso economico più basso, però sempre con questi alti e bassi, dove avrò degli anni un po' più difficili e anni magari più facili. Come vedi, la risposta non è semplice, sarebbe da confrontarsi magari con un consulente finanziario, vedere quali sono oggi i tassi di interesse effettivamente a mercato e fare magari uno scenario di quelli che potrebbero essere le evoluzioni negli anni successivi. E vedere anche come impattano nel nostro bilancio familiare e da lì magari a scegliere qual è in questo momento magari il tasso più giusto, ricordandoci sempre che lo possiamo anche modificare in corso d'opera. Quindi Rubens, hai espresso un concetto importante. È un momento nel quale il tasso variabile in effetti è sconveniente per tutte le questioni macroeconomiche che hanno riguardato gli ultimi 2 anni a livello mondiale. Ma quindi una persona, un qualunque di noi che dovesse in questo momento avere un tasso variabile, come si dovrebbe comportare? Allora, innanzitutto farei una premessa. Sicuramente giustissimo chi ha oggi un tasso variabile si trova ad avere delle rate particolarmente onerose. Però attenzione che non per tutti è così. Se sono nella parte finale di rimborso della mia rata del mutuo, o meglio, anche nella seconda metà, diciamo, della durata del mutuo, l'impatto di questo aumento dei tassi sulla rata è relativamente basso. Perché? Perché il tasso di interesse viene applicato sul debito residuo. Essendo oramai nella parte finale diciamo della durata del mutuo, gran parte del rimborso l'ho già fatta, di conseguenza il tasso verrà applicato sulla parte rimanente. Quindi è vero che avrò comunque un aumento della rata, ma non così magari importante come al contrario chi oggi è all'inizio del mutuo. Quindi per esempio chi 1 o 2 anni fa ha sottoscritto un mutuo e l'ha sottoscritto a tasso variabile, beh, in questo momento sicuramente si troverà ad avere una rata molto diversa da quella magari di partenza e che potrebbe anche creare delle difficoltà nel bilancio familiare. E qui allora rientra in gioco magari il rapporto con un consulente
perché posso comunque fare dei correttivi al mio mutuo. Innanzitutto ricordiamoci che abbiamo la surroga, quindi io posso trasferire il mutuo magari presso un'altra banca che magari mi fa delle condizioni migliorative rispetto al mutuo che ho già in essere. E non dimentichiamo che possiamo comunque confrontarci con il consulente e la banca per andare a modificare qualcosa nel nostro mutuo. Faccio un esempio su tutti. Chi mi impedisce di allungare magari la durata del mutuo? Magari ce l'ho a 20 anni, l'allungo a 30, questo perché è vero che allungando il mutuo pagherò magari più interessi, però oggi ho una rata più sostenibile. Vero è anche se un domani i tassi dovessero riscendere, nulla mi impedisce a ritornare il mutuo magari a una durata magari quella originaria o comunque diversa da quella che era inizialmente o che avevo allungato. Oppure anche con la stessa banca posso comunque modificare il tasso da variabile, posso trasformarlo in fisso. Cioè, non voglio più avere queste oscillazioni di rate dovute al tasso, posso sempre chiedere alla banca: mi fai il cambio da tasso variabile a tasso fisso? Quindi spesso e volentieri noi vediamo il mutuo come qualcosa di statico, qualcosa di ingessato. In realtà non è così. Il mutuo, l'unica cosa che rimane sempre fissa e si modificherà nel corso dei mesi, sarà il debito residuo. Però la tipologia di tasso, la durata, queste variabili, queste opzioni, le posso sempre modificare in corso d'opera. Quindi, ovviamente, esistono più istituti bancari. Come posso io confrontare ciò che gli istituti bancari fanno nei miei confronti per quanto riguarda il mutuo? Sì, ti ringrazio per la domanda. Spesso e volentieri il parametro che andiamo a valutare, a ponderare nella scelta di un mutuo è lo spread. Che sicuramente è importante, assolutamente importante, però è un mattoncino all'interno di una costruzione del tasso finale. Quello che noi effettivamente dobbiamo andare a guardare è il TAEG, che sarebbe il tasso annuo effettivo globale. E questo TAEG è composto da tanti piccoli mattoncini. Facciamo degli esempi. Se avessi un mutuo a tasso variabile, avrei una sorta di due gambe, due mattoncini, che uno è dato dall'Euribor e l'altro è dato dallo spread. Spread, che è praticamente la parte di tasso che la banca utilizza per coprirsi delle spese, dei costi che ha avuto e che ha nel corso, diciamo, del mutuo, e c'è comunque una piccola parte di guadagno della banca stessa. Se al contrario invece facessi un mutuo a tasso fisso, invece dell'Euribor avrei l'IRS e comunque lo spread in ugual misura. Questo mi dà il tasso base sul quale vengono calcolati gli interessi del mutuo. Però attenzione, all'interno del mutuo spesso e volentieri ci sono altri costi. Un costo su tutti, per esempio, la spesa di incasso rata. Avere una spesa di incasso rato gratuita o avere magari 10 euro di spesa di incasso rata, su una rata mi cambia poco, magari su 200-300 rate, che sono normalmente le durate di un mutuo, onestamente può andare a cambiare e di tanto il costo effettivo di un mutuo stesso, senza dimenticare il costo magari di istruttoria, il costo di perizia, il costo delle assicurazioni obbligatorie come la scoppia incendio o magari delle altre assicurazioni, facendo sempre attenzione che nel TAEG viene sempre comprese le polizze obbligatorie. Attenzione magari a delle polizze non obbligatorie e in qualche modo inserite che magari non rientrano nel TAEG ma comunque sono comunque un costo per il cliente. Quindi nel momento in cui volessi fare una parametrazione tra due proposte andrò sicuramente a valutare il TAEG, dove mi considererà lo spread, il tasso Euribor o IRS, che è un fisso variabile ma è uguale per tutti, e attenzione anche a tutti quei costi fissi che magari mi potrebbero andare ad impattare nel costo effettivo globale che è il TAEG. Rubens, hai parlato di spread, però da quello che ho inteso lo spread che hai nominato non è quello del quale noi leggiamo tutti i giorni sui giornali e sentiamo parlare nei telegiornali. Sì, ti ringrazio della domanda effettivamente. Quindi lo spread, dalla parola stessa, quindi un differenziale, una differenza, e se lo applichiamo ai titoli di Stato, quindi alla differenza di tasso tra il titolo di Stato italiano, BTP, e il titolo di Stato tedesco, il Bund. In ambito mutui, invece, il parametro che noi prendiamo nel tasso variabile fisso, Euribor o IRS, è uguale in tutta Europa. Lo spread è il margine che applica la banca
e ovviamente quindi varia ed è uguale un po' in tutta Europa a seconda ovviamente delle banche. Quindi sono due cose diverse. Quindi da tutto quello che hai detto fino a questo momento ho capito che l'apporto del consulente finanziario è fondamentale, anche e soprattutto per capire su quale mutuo poter effettivamente impegnarmi, essendo poi un impegno che mi porterò avanti per tanti anni. Detto in parole povere, ma quale tipo di mutuo mi posso permettere? Allora, qui vorrei fare un esempio, una similitudine. Vorrei fare pensare come un fiume con i suoi argini. Ovviamente noi sappiamo che il fiume in momenti di secca sarà tranquillo, ma può esserci anche in momenti di piena, dovuti magari anche a delle piogge abbondanti. Quello che devo avere saranno degli argini solidi e robusti. Più saranno solidi questi argini, meno problemi avrò nella vita e nello scorrere del fiume, quindi delle rate che di mese in mese, di anno in anno avrò. Per fare degli esempi, un primo argine molto importante è dovuto al reddito. Quando vado a sottoscrivere un mutuo, normalmente non andiamo a superare il 30%, l'importo della rata non deve superare il 30% del mio reddito netto. Questo perché? Per avere una sostenibilità oggi e nel corso magari degli anni successivi. Ma faccio un esempio ancora più dettagliato. Supponiamo che io guadagni 1000 euro al mese e facendo il mutuo mi viene 300 euro di rata mensile. È vero che più o meno il rapporto è stato soddisfatto, ma mi devo porre ancora una domanda. I 700 euro che mi rimangono saranno comunque sufficienti per il mio tenore di vita, per le bollette, le spese di tutti i giorni che avrò da qui fino all'estinzione del mutuo? Quindi, come vedi, i parametri sono tanti, ma devo sempre valutarli oggi, ma anche in una prospettiva futura. E una piccola appunto farei anche su altri finanziamenti che ho in piedi, perché se ho già la rata dell'auto, se ho già magari la rata di un prestito personale, ovviamente anche queste rate andranno a impattare su quel famoso 30%, un terzo, che è la rata massima che posso permettermi mensilmente. Quindi quell'argine devo costruire valutando il mio reddito, l'indebitamento che ho già e il reddito che rimane oggi domani per poter ovviamente sostenere le spese che avrò tutti i giorni. Un secondo argine è rappresentato dall'immobile stesso. Normalmente quando vado a prendere un mutuo vado a prendere al massimo l'80% del valore, salvo casi particolari, e la banca mi ci scrive un'ipoteca. Questo perché? Perché se dovesse avere un problema il primo argine, o comunque il secondo argine, che è il valore dell'immobile, che mi andrà a tutelare per l'estinzione del mutuo stesso. Questa è una garanzia non primaria, perché la garanzia primaria ovviamente è sempre il reddito, ma è una garanzia a completamento della richiesta di mutuo, che nessuno vorrebbe mai arrivare a una situazione del genere. Un terzo argine, che reputo forse molto importante, è sottoscrivere o andare a valutare delle eventuali polizze a copertura dei rischi. Faccio un esempio. Magari avere una copertura per rischio morte o infortunio, un'invalidità. Quando vado a sottoscrivere il mutuo, la polizza obbligatoria è la scoppia incendio dell'immobile stesso. D'accordo, importantissima, ci mancherebbe. Però queste polizze sulla persona spesso volentieri non sono obbligatorie all'interno di una richiesta di mutuo, ma secondo me non sono assolutamente meno importanti, perché spesso e volentieri chi richiede il mutuo all'interno di un nucleo familiare è il maggior portatore di reddito, ma se accade qualcosa al maggior portatore di reddito potrebbe avere dei seri problemi tutta la famiglia, magari trovarsi una insostenibilità magari delle rate stesse. Quindi mi piace anche qui fare l'esempio magari di un iceberg. Spesso e volentieri quando noi andiamo a valutare il tasso, ma il tasso fondamentalmente è la punta dell'iceberg, quello che noi dobbiamo andare a vedere sono tante variabili che possono andare a impattare nel mutuo. E le polizze è una di queste variabili che spesso e volentieri non vengono considerate fino in fondo.
Perciò, amiche e amici, considerate quanto è importante sapere a chi rivolgersi nel momento in cui si decide di fare un passo fondamentale per la propria vita, come quella di sottoscrivere un mutuo. Grazie Rubens Camilloni. Grazie a tutti. Anche lui consulente finanziario di Banca Widiba. Ci vediamo la settimana prossima.